Buongiorno, benvenuti tutti alla conferenza stampa di Crotone Inter, valevole per la 34esima giornata della Serie A Team. A mio fianco il nostro allenatore Antonio Conte per rispondere alle vostre domande. Buongiorno a tutti. Iniziamo da Inter TV. Ilaria Alessio. Domani contro una squadra comunque molto pericolosa in fase offensiva, banalmente il Crotone ha fatto due gol in più dell'Hellas Verona. Che partita dobbiamo aspettarci? È una partita, i ragazzi sanno che dovremo fare l'Inter domani, perché se andiamo pensando di fare qualcosa di diverso ci sarà qualche brutta sorpresa, anche perché dobbiamo avere massimo rispetto del Crotone, di quello che sta facendo. Saranno motivati sicuramente a voler dimostrare che meritano di rimanere in Serie A. Quale migliore occasione? Giocare contro la prima in classifica che sta cercando di vincere lo scudetto. Quindi noi dovremo fare l'Inter con grande attenzione, con grande ferocia, con grande determinazione per non avere sorpresa. L'ho detto ai ragazzi e mi auguro che mi ascoltino. Ecco. Sky Sport, Matteo Barzaghi. Buongiorno Antonio, buongiorno Matteo a tutti quanti. Allora è chiaro che il focus deve rimanere sulla partita e questo non ci mancherebbe, però visto che non accadeva da un po' di tempo volevo chiedere se ci può raccontare qualcosa della visita del presidente ad Appiano Gentile, se avete parlato, ha letto adesso di un abbraccio, che cosa ci può dire qualcosa, ecco, giusto a noi perché così ci siamo interessati anche a questo. Chiaramente. Ma c'è stato un semplice saluto visto che è da un po' di tempo che non ci vedevamo, ha salutato i calciatori e ci ha fatto in bocca al lupo, anche perché il presidente sa benissimo che ancora non abbiamo conquistato niente. Mediaset Sport, Marco Barzaghi. Sì, buongiorno Antonio, buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. Antonio, come dicevi, pesano sempre di più i palloni, però mi sembra che ci fosse anche tanta stanchezza nell'ultima partita, ad esempio Lukaku. Volevo chiederti se questa settimana quasi piena di lavoro è servita per ricaricare le pile o se pensi di fare qualche variazione, magari puntare su qualcuno che adesso è più fresco. Ma sai, la stanchezza come c'è per noi, c'è per gli altri. Magari gli altri, visto il distacco, la stanno accusando ancora di più. Quindi c'è poco di parlare di stanchezza, stiamo per fare qualcosa di straordinario e di storico di nuovo per il club dopo tantissimi tempi e non penso che oggi sia il caso di parlare di stanchezza nei giocatori che pensino a questo, anche perché se c'è qualcuno che è stanco me lo deve dire e si siede in panchina. Gazzetta dello Sport, Davide Stoppini. Eccoci, sì, buongiorno. Volevo chiederti, Antonio, tu hai vinto tantissimo, no? Sia da giocatore, poi in panchina da allenatore. Volevo chiederti dove metti questa stagione qui? Cioè, se la ritieni la più difficile, la più esaltante? Cioè, come la giudichi all'interno della tua carriera? Intendo sia da giocatore che da allenatore. Grazie. Ma penso di aver già risposto in passato a questa domanda, quindi è inutile tornarci su. No. L'importante, ecco, che quest'annata finisca nella giusta maniera, che ci ripaghi di tanta soddisfazione, di tanto lavoro, di tanto sacrificio, di tanto sudore, di tante notti insonne. Ecco. Corriere dello Sport, Pietro Guadagno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno mister. Le volevo chiedere... Qua, se c'è un giocatore che il cui rendimento, la cui crescita l'ha sorpresa o l'ha soddisfatta più di altri, io penso che tanti non sono gli stessi giocatori rispetto a quando hanno cominciato a lavorare con lei. Mi viene in mente Hakimi in questa stagione, ma anche Lautaro e Lukaku, Bastoni, Barella. C'è un giocatore, insomma, più di altri? Grazie. Ma se ben ricordate, a inizio anno io ho parlato e ho detto che le fortune dell'Inter passavano dalla crescita singola di giocatori per poi con una crescita singola di giocatori cresceva tutta la squadra. Questo è avvenuto ed è per questo motivo che oggi stiamo parlando
che l'Inter ha la possibilità di fare qualcosa di straordinario. Quindi io penso che tutti quanti, chi più e chi meno, magari chi più in percentuale maggiore rispetto ad altri, però tutti quanti siano cresciuti, abbiano acquisito un senso di responsabilità maggiore, abbiano capito cosa bisogna fare, quale percorso bisogna seguire per essere protagonisti, e quindi tutti quanti stiano raccogliendo dei frutti anche singoli, perché penso che singolarmente ci sia stata una crescita generale di tutti i nostri calciatori, anche di Pinamonti stesso, che è un ragazzo giovane che non ha avuto la possibilità fino ad ora di ritagliarsi uno spazio, perché comunque davanti aveva giocatori come Romelu, come Lauti, come Sanchez. Pinamonti gliel'ho anche detto, oggi è un giocatore sicuramente molto ma molto più forte di quando ha iniziato con noi questa stagione, quindi tutti ne stanno traendo benefici, ma è inevitabile, ecco, da questo punto di vista, quando si lavora in una maniera si fa fatica, però c'è una crescita personale importante. Corriere della Sera, Guido De Carolis. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo chiederti questo, volevo sapere se secondo te in questa stagione la svolta a livello tecnico può essere stata la vittoria sulla Juve. Mi spiego, cioè, secondo me è stata una vittoria a livello mentale che ha un po' liberato l'Inter. Non so se tu la vedi così o no, se quello è stato un punto chiave in questa stagione per voi. Vabbè. Penso che ci siano diversi punti chiave in questa stagione che hanno fatto prendere più consapevolezza, hanno cresciuto l'autostima, ce ne sono diversi, ecco. Non è quella singola partita. Sicuramente anche quando eravamo dietro, che stavamo inseguendo, nel momento anche in cui siamo andati in testa alla classifica, io penso che quello sia stato anche un momento cruciale, dove due sono le cose: o reggi la pressione e dimostri di avere la giusta mentalità, la giusta concentrazione per continuare a stare in testa, altrimenti la pressione ti mangia e vieni risucchiato. Questo non è accaduto, bravi ragazzi, i messaggi che sono stati mandati in quel momento sono stati positivi, sono stati recepiti, ed è per questo motivo che oggi stiamo parlando di un Inter che è padrona del proprio destino e che ci auguriamo, ripeto, di finire questa stagione, che sarebbe, ecco, sicuramente un'opera d'arte per noi. TNT Sport, Enzo Olivera. Ciao Antonio, mi senti bene? Sì. Antonio, come sta Arturo? Va bene il lavoro di Arturo per ritornare a giocare? In la tua opinione, pensi che potrà giocare una partita in questo campionato? Perché pensavamo tutti che il suo ritorno sarebbe stato più veloce, ma sta lavorando continuamente. Grazie. Sì, il problema è che Arturo ha avuto un contrattempo a livello di infortuni, perché il ginocchio che si era operato comunque non per via dell'operazione, però in quella zona c'è una zona che va in sovraccarico e si forma un edema, e quindi questo ha ritardato un pochettino, sta ritardando un po' il tutto. Ancora Arturo non si sta allenando con noi, sta facendo sempre a parte, non è disponibile. Mi auguro per lui che possa rientrare per questo finale di stagione, anche perché sarebbe bello che tutti quanti partecipassero. Ecco. ESPN, Max Cardenas. Buongiorno mister, buongiorno a tutti. Alexis stava per partire in trasferta alla Roma, oggi sembra un giocatore importante per l'Inter. Pensa che sia stata la decisione migliore per il club mantenerlo? Ma io penso che tutti stiano facendo qualcosa di importante, tutti stiano contribuendo in maniera importante in questo percorso straordinario che stiamo facendo. Per quello che riguarda Alexis, sicuramente nel momento in cui si è ricominciato, ecco, quando si è chiuso il mercato,
si è tuffato anima e corpo nella squadra, però penso, ecco, che lui a prescindere sia contento, perché sa che qui, al di là di tutto, che si possa giocare titolare o non titolare, ha trovato un clima in cui tutti sono importanti, è un clima familiare dove lui sta dando il suo contributo e io sono contento per quello che sta facendo e mi auguro, ecco, anche di a fine stagione di riuscire anche a regalargli un po' più di spazio. Il giorno, Mola. Sì, buongiorno a tutti. Ministro, volevo chiedere, proprio riferendomi a quello che diceva anche il collega della Gazzetta prima, è un'attesa diversa rispetto al passato, perché ha vinto Scudetti con la Juventus, col Chelsea, questo colpisce molto, molte settimane, ripeti, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Stai vivendo l'attesa, anche la sola attesa, in maniera diversa? Quando ti avvicini a un traguardo è inevitabile che l'attesa diventa un qualcosa che comunque devi essere bravo a gestire. Lo devi gestire per te, ma lo devi gestire anche per il gruppo, per tutto l'ambiente, per il club, per i nostri tifosi, e quindi inevitabile non è facile. Noi penso, ecco, che stiamo gestendo il tutto nella giusta maniera. Quando ho parlato del fatto che domani l'Inter dovrà fare l'Inter a Crotone, significa gestire il tutto nella giusta maniera per cercare di non avere sorprese e di arrivare in porto quanto prima. Però sappiamo comunque che, ripeto, chi è dentro qui alla Pinetina, chi ci lavora, dalla guardia al calciatore, a chi taglia l'erba, sa che sta per essere fatto qualcosa di straordinario quest'anno. Chiudiamo con le ultime due. FC Inter 1908, Sabine Bertagna. Buon pomeriggio mister, buon pomeriggio a tutti. È evidente come lei abbia cambiato l'Inter da quando è arrivato a Milano, attraverso il lavoro, il famoso percorso e lo step nella mentalità. Le chiedo se e come l'Inter ha cambiato lei. Grazie. Ma il mio obiettivo è comunque, in tutte le squadre in cui sono arrivato, è portare il mio credo, è portare la mia visione, è portare il mio bagaglio, quello che in cui credo, è portare il mio percorso, cioè il percorso, è portare un percorso che sicuramente porta a sacrifici, porta comunque a sudore, a fatica e tutto, porta a portare al limite di se stessi tutti quanti, però alla fine io penso che questo sia il percorso da seguire se si vuole essere vincenti, se si vuole essere comunque credibili, se si vuole rendere onore alla storia dell'Inter. Io ho cercato di fare questo. È inevitabile che quando, durante questo percorso, non puoi trovare sempre tutti dalla tua parte, perché questo è un percorso che richiede fatica e non tutti sono disposti ad accettare questo e magari preferiscono rimanere nella loro mediocrità, perché comunque si sta più tranquilli, più sereni, non si hanno mal di testa o non si dorme meglio. Qui ho trovato tanta gente che ha voluto seguire questo percorso. Io ho portato il mio credo e niente, quindi siamo riusciti a, ripeto, al di là del fatto che si possa vincere o meno lo scudetto, sono due anni importanti in cui l'Inter ha ritrovato credibilità sotto tutti i punti di vista, nazionale e internazionale, visto che abbiamo giocato una finale di Europa League. Oggi vi rendete conto anche che le difficoltà dell'Europa League, perché si incontrano squadre forti. Noi l'anno scorso siamo arrivati in finale ed è stato un percorso importante il nostro. Penso sia stata anche sottovalutata la nostra finale l'anno scorso. Ultima domanda, FC Inter News, Mattia Todisco. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio. Lei ha detto, insomma, che se arriverà a questo traguardo ci sarà la possibilità di vedere in campo anche qualche altro giocatore che magari ha giocato meno.
queste partite le vede, diciamo, solo come un premio per questi giocatori che hanno lavorato con voi per questo obiettivo, o saranno comunque delle gare in cui si faranno anche delle valutazioni su questi giocatori in vista della prossima stagione? Ma innanzitutto ribadisco sempre il primo concetto, che dobbiamo arrivare allo scudetto, questo è importante. Dopodiché ho detto che comunque darò più spazio a gente che magari lo merita, e non perché io debba fare un favore a qualcuno. Ho dovuto fare delle scelte e continuo a fare delle scelte, però rispettando sempre chi merita, chi mi ha dato durante l'allenamento sempre quella serenità necessaria di mandarli in campo. L'obiettivo nostro, ripeto, è quello cercare di ottenere il massimo. Io con la Juventus ho fatto 102 punti, avevamo vinto lo scudetto già un bel po' prima, ma abbiamo mollato di una virgola chiunque giocava, ma questa è la mentalità, ripeto, della persona che vuole vincere sempre. Grazie a tutti, buon lavoro e a domani sera. Grazie.